Giovani, diritto e la strada delle professioni legali, un percorso non semplice, tanto studio, competenza e soprattutto esperienza dentro e fuori le aule dei tribunali. In tanti, soprattutto studenti delle scuole superiori, hanno affollato la sala del cinema Sant'Antonio di Termoli per un incontro formativo organizzato dalla Camera Penale di Larino e dall'Associazione Culturale Terra dei Padri, così Alessandra Piscitiello, magistrato della Corte d'Appello di Napoli. Perché diventare magistrato? È perché è un impegno bellissimo, è un ruolo molto, sicuramente è un ruolo impegnativo, è un ruolo in grande impatto sociale, ci si deve credere perché soprattutto è un grande sacrificio personale, non è una posizione di potere, ma è un ruolo che consente di lavorare per i cittadini e quindi di credere nella giustizia e di svolgere, diciamo, al meglio la propria professione. Il programma, moderato dall'avvocato Roberto D'Aloisio, presidente della Camera Penale di Larino, ha previsto i saluti di Franca De Santis, presidente dell'Associazione Terra dei Padri, che punta sulla promozione e la diffusione della cultura italiana, e di Gabriella Degnovivo, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Larino. Al contributo della dottoressa Piscitiello sono seguiti gli interventi del notaio Luigi Monti e dell'avvocato Paola Cecchi del Foro di Larino. Come si diventa notaio? Ma si diventa notaio tramite concorso nazionale a Roma, un concorso unico, un concorso, ci tengo a dirlo, molto meritocratico e democratico, cioè permette a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano poi fatto la pratica di accedere, di partecipare. Quindi il notariato è una professione a numero chiuso, sì, ma aperta a tutti. Non basta una laurea in giurisprudenza, a parte insomma il fatto che è necessario proprio per avere il titolo di studio, ma al di là del titolo di studio è necessario che il neolaureato aspirante avvocato abbia effettivamente un taglio pratico, cioè debba veramente partecipare praticamente alla vita in udienza. Teniamo presente che siamo in un periodo di rivoluzione digitale, quindi la figura del legale non è strettamente legata, diciamo, all'udienza e finisce lì. Ci sono anche tanti altri settori, se solo pensiamo al GDPR, il regolamento, diciamo, sul trattamento dei dati personali e della riservatezza, riscontriamo l'importanza di un legale che si dedica, diciamo, proprio alla normativa sulla riservatezza, oltre al fatto che poi insomma ci sono delle piattaforme dedicate anche ai, diciamo, ai contratti online, sono tante le figure, diciamo, che possono avere importanza legale.